Buonasera, buonasera Don Darigì. In primo piano l'inganno della spina di pesce in piazza Garibaldi, così è stato definito dagli automobilisti, ma la polizia locale non perdona. 400 multe da marzo ad oggi, nonostante i divieti, ancora parcheggi, come all'epoca della chiusura del silos di Santa Chiara. Facciamo il punto nel nostro servizio. 400 sanzioni amministrative elevate da altrettanti automobilisti da marzo a giugno, e questo è il bilancio dell'attività effettuata dalla Polizia Locale di Sulmona, coordinata dal comandante dirigente Domenico Giannetta, nella centrale piazza Garibaldi, dove, nonostante divieti e la segnaletica, va avanti la cosiddetta sosta a spina di pesce, che era stata introdotta lo scorso inverno a causa dell'emergenza parcheggi che si era venuta a creare per la chiusura del silos di Santa Chiara. La problematica si è risolta lo scorso 28 marzo, quando l'autorimessa comunale, che è collegata proprio con la piazza e con il centro storico, è stata riaperta al termine dei lavori effettuati sui 16 pilastri della struttura, che sono stati realizzati a ridosso delle festività pasquali per un importo complessivo di 140.000 euro. La riapertura del parcheggio coperto, che può contenere fino a 400 posti auto, non è servita per fermare la spina di pesce in piazza Garibaldi. Per questo gli agenti della Polizia Municipale, dopo un periodo di relativa tolleranza, sono passati dalla prevenzione alla repressione. Nell'arco degli ultimi tre mesi sono state quindi inflitte 400 sanzioni amministrative da 42 euro. Tuttavia, nei giorni scorsi sono arrivati anche i primi ricorsi contro le multe erogate dai vigili urbani. Ho pagato la sosta, ho parcheggiato la vettura sulle strisce blu che sono ancora presenti e visibili sul lato dell'anello della piazza. Non sono state rimosse, ciò trae in inganno gli automobilisti, protesta un cittadino che si è recato nel comando della polizia locale per ricorrere contro la sanzione amministrativa. Un'osservazione che è arrivata anche da qualche turista. Per i vigili urbani la legge parla chiaro, prevale sempre la segnaletica verticale. La sosta in piazza negli spazi non consentiti rimette al centro dell'attenzione l'uso, la rivitalizzazione del parcheggio di Santa Chiara, che viene valorizzato maggiormente nei giorni di mercato, i mercoledì e sabato, ma non nel resto della settimana. Nel silos comunale si dovranno svolgere altri lavori per il rinforzo dei pilastri, che non sono stati oggetto del primo intervento legato alla chiusura che era scattata la scorsa estate dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco. Il nuovo cantiere tuttavia sarà allestito senza necessità di una nuova chiusura. Intanto i multati in uscita dalla zona a traffico limitato del centro storico vanno al giudice di pace, dove arrivano una raffica di ricorsi. Pioggia di ricorsi contro le sanzioni amministrative inflitte dalla polizia locale di Sulmona per la violazione della zona a traffico limitato nel centro storico cittadino. Sul tavolo del giudice di pace di Sulmona sono arrivate almeno 40 contestazioni che saranno esaminate nel dettaglio. Si tratta per lo più di commercianti e residenti che hanno l'autorizzazione ad accedere a una sola zona, ma che transitano sistematicamente anche in altre aree della ZTL. Con le vecchie telecamere non era possibile registrare queste violazioni, tant'è che i soliti furbetti riuscivano a deludere i controlli, entrando con l'auto in centro storico negli orari consentiti e uscendo liberamente qualche ora dopo, anche quando scattava la zona a traffico limitato, ora non più. L'occhio della telecamera, grazie all'investimento tecnologico, si estende su più aree del quartiere. La cronaca, torniamo a parlare della morte dell'orso Carrito, la star dei social. Diffamato dopo l'incidente, l'automobilista chiede nuove indagini, si oppone alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Sentiamo che cosa sta succedendo nel nostro servizio. Non sono emersi elementi per identificare le persone che divulgano commenti diffamatori a seguito dell'investimento e dell'uccisione dell'orso Giancarrito. Lo ha messo nero su bianco il sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla, che ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di archiviare le denunce presentate da LG, 32enne di Castel di Sangro, l'automobilista che investì l'orso il 23 gennaio 2023 sulla strada statale 17. Per la procura, le indagini effettuate dalla Polizia Postale dell'Aquila non hanno evidenziato elementi utili per dare un volto e un nome agli autori della diffamazione aggravata sui social, che avevano riempito di epiteti e parole offensive il giovane. Non è dello stesso avviso l'avvocato dell'automobilista, Gaetana Diani, che aveva denunciato 17 persone, presentando complessivamente 5 querele finite sul tavolo della procura. Solo per la prima denuncia le indagini hanno portato a scoprire l'autore della diffamazione, che in ogni caso non è stato indagato, come rileva la Diani, che si è opposta alla richiesta del PM, chiedendo al giudice di disporre nuove indagini, identificando i 17 leoni da tastiera e il rappresentante legale di un'associazione animalista. I commenti denigratori avevano offeso la reputazione del mio cliente, provocandogli stress e forte ansia, ricorda l'avvocato, chiedendo al tribunale di continuare ad indagare.
Il processo per gli appalti dei beni monumentali post-sisma all'Aquila, la difesa sugli scudi, tra gli imputati in attesa della sentenza anche un pratolano, sentiamo tutto nel servizio. Difese sugli scudi nel processo sui presunti appalti monumentali del post-sisma. Ieri mattina davanti al Tribunale dell'Aquila sono cominciate le arringhe degli avvocati difensori dei 23 imputati. Un processo che appare in gran parte ridimensionato rispetto all'impianto accusatorio iniziale. Il verdetto arriverà a novembre. Tra le richieste di condanna c'è anche quella di 7 anni e 8 mesi per Azzeta, il professionista pratolano coinvolto nell'inchiesta e accusato di corruzione e falso ideologico per aver compiuto atti contrari al proprio dovere, reperendo un geologo per la redazione di una perizia sull'appalto del Teatro dell'Aquila. Al centro dell'inchiesta è finita anche la chiesa di San Domenico a Sulmona. Dagli atti di indagine è venuto fuori che le gare d'appalto erano state bandite con ribassi consistenti, che in seguito le ditte esecutrici, in accordo con i funzionari pubblici indagati, avrebbero avuto modo di recuperare durante i lavori con le cosiddette perizie di variante riassegnate ad affidamento diretto o con procedure negoziate senza gare. Su questa vicenda giudiziaria portata avanti dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo dell'Aquila riguardante il recupero post-sisma del patrimonio culturale vincolato, la Procura della Repubblica del capoluogo abruzzese aveva depositato le richieste di condanna scritte per 7 imputati su 23 totali, per la maggior parte composizioni che vanno nella direzione dell'assoluzione e della prescrizione. Reggono al momento le accuse di corruzione e falso, dove sono state avanzate dure richieste di condanna. E ora la cronaca che ci porta nell'Aquilano: aveva anche funghi allucinogeni in casa, nei guai un 39enne che è stato denunciato dalla compagnia dei carabinieri di Sulmona, il nostro servizio. Non solo cannabis, ma in casa aveva anche funghi allucinogeni, con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 39enne residente a Fontecchio, in provincia dell'Aquila, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Sulmona, territorialmente competenti sul territorio. Il giovane l'altro giorno è stato fermato per un controllo stradale quando è stato trovato in possesso di pochi grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 167 grammi di cannabis più 20 grammi di una diversa sostanza di sospetta natura allucinogena. Si tratta di materiale che viene acquistato online per realizzare i cosiddetti funghi allucinogeni. Per questo il 39enne nel posto è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica dell'Aquila, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda. La sostanza, come ricordano gli stessi carabinieri che hanno effettuato le indagini, non rientra nella casistica dei sequestri di droga eseguiti in tempi recenti nell'ambito della provincia dell'Aquila. Per questo sono in corso ulteriori accertamenti volti a stabilire con esattezza la provenienza e la destinazione di quanto sequestrato. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Dal latte più buono nascono i sapori autentici della tradizione. E sono proprio gli ingredienti semplici come il latte a regalare gusto alla tua giornata. Per i tuoi cari, metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Latte fresco pastorizzato alta qualità, Terra Antica. Il latte a chilometro zero. Gusto pieno, sapore genuino e tutta la qualità del latte prodotto nelle fattorie delle terre abruzzesi. Con Latte Terra Antica, i metodi di lavorazione d'una volta incontrano le tecnologie più all'avanguardia per garantirti sempre il meglio. Scegli Terra Antica, il latte alta qualità a chilometro zero delle terre d'Abruzzo. Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari, che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona.
i prezzi di luce e gas si stanno abbassando. E se gli altri fanno finta di niente, noi te lo diciamo papale papale. Con noi risparmi per davvero, perché non abbiamo intermediari né costi nascosti. La nostra energia è abruzzese e se ci scegli sei un grande, perché dai forza al tuo territorio. Che stai ad aspettare? Passa a Santa Croce Energia. L'ottica Mazzalorso arricchisce il suo laboratorio di macchinari innovativi, capaci di mappare il comportamento visivo e di parametri biometrici di ogni singolo occhio, al fine di ottimizzarli grazie all'intelligenza artificiale. Ora è possibile avere lenti personalizzate prodotte sulla base di una precisa misurazione. Il laboratorio inoltre è dotato della strumentazione necessaria per riparazioni e montaggi degli occhiali grazie ad una mola automatica computerizzata che permette di ricavare la forma voluta del taglio delle lenti graduate in on. Occhiali pronti in mezz'ora, o nel corso della giornata, con lenti disponibili in magazzino. Vedere bene, per vivere bene. Ottica Mazzalorso, corso Ovidio Sulmona. Lotito Elettrodomestici. La qualità e l'esperienza che conoscete, ora in una nuova location. Non siamo scomparsi, ci siamo solo trasferiti per servirvi meglio. Continuate a trovarci per tutte le vostre esigenze di elettrodomestici. Siamo concessionari dei marchi Imetec, Bimby e Folletto. Da noi troverete ricambi per elettrodomestici e materiale elettrico, ma non dimenticate i nostri articoli da regalo, unici. Venite a scoprire la nostra nuova sede in via Silvestro di Giacomo Undi, a Sulmona. Lotito Elettrodomestici vi aspetta con la stessa cordialità e professionalità di sempre, ma con un tocco di novità. Da Gina Tendaggi potrete trovare le strabilianti novità della stagione 2024. Avrete la possibilità di realizzare sulla vostra tenda qualsiasi ricamo, addirittura identico ai vostri oggetti di arredamento, grazie al nostro nuovo macchinario professionale. Un'altra grande novità è rappresentata dalla tenda perfetta, con orientamento vedo-non vedo, che genera diversi gradi di luce e un passaggio libero. Oltre a questo, troverete la tenda Night and Day motorizzata che consente giochi di luce, ed una tenda sfumata moderna che renderà il vostro ambiente personalizzato, unico e meraviglioso. Da Gina Tendaggi troverete un'ampia scelta di tende da sole e zanzariere. Gina Tendaggi è sempre al servizio dei clienti ora sul nuovo sito e-commerce. www.ginatendaggi.it. Corri a trovarci. Siamo a Sulmona, in via San Polo 4. Il mercante è in terra d'Ovidio. Da noi troverete manufatti di alto pregio. Siamo continuamente alla ricerca di artigiani che sappiano imprimere in ciò che producono il loro stile e la loro impronta. Offriamo una vasta raccolta di mobili in prima patina e restaurati, oggetti ed arredi della tradizione contadina, nonché pezzi provenienti da terre e culture diverse dalla nostra. Recuperiamo e valorizziamo grossi quantitativi di arredi. Siamo un punto di riferimento anche per i commercianti del settore o per l'allestimento di attività di ristorazione e strutture recettive a prezzi d'ingrosso. La collaborazione con esperti artigiani garantisce il restauro dei mobili che acquisterai e la trasformazione di vecchi manufatti in originali e funzionali elementi di arredo. Ispirato dalle atmosfere creative ed eterogenee e dei più suggestivi mercati europei, proponiamo una selezione di oggetti vintage e di modernariato. Venite a cercare per i vostri ambienti mobili, lampade, specchi ed ogni complemento di arredo che racconti una vita diversa, evidenzi il valore artigianale ed esprima sempre il proprio carattere autentico.
Siamo in via Panfilo Mazzara 14 a Sulmona. Telefono 0864 21 93 74. Seconda parte, ripartiamo dalla cronaca. Una tragedia punta da un calabrone, l'ambulanza arriva da Castel di Sangro, muore a 66 anni una donna molisana. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Dramma al confine tra Molise e Abruzzo. Nella mattinata di oggi una donna di 66 anni che faceva l'assistente domestica è stata punta da un calabrone a Montenero Val Cocchiara, località della provincia di Isernia, ed è morta per shock anafilattico. La signora CR, le sue iniziali, è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 di Castel di Sangro, che dista una decina di chilometri dal luogo dove è avvenuta la tragedia. Purtroppo lo shock anafilattico è stato talmente grave che non ha permesso alla donna di essere trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale abruzzese. Era originaria di Cerro al Volturno. Sulla vicenda sono stati ordinati ulteriori accertamenti da parte della Procura della Repubblica competente per ricostruire con esattezza la dinamica del fatto ed accertare eventuali responsabilità. Torniamo a Sulmona e parlare del COGESA, lo screening di massa. Si comincia il 19 luglio al Palasport, test per due giorni anche alle Marane. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Il prossimo 19 luglio sarà la data di avvio dello screening di prevenzione sulla popolazione sulmonese nell'ambito delle iniziative intraprese per affrontare la problematica delle emissioni provenienti dalla discarica di Noce Mattei. Nell'area parcheggio del Palazzetto dello Sport fino al 27 luglio sarà possibile sottoporsi ai test di mammografia, PAP, HPV, il controllo del neosospetto, le CG e la spirometria. Saranno consegnati anche kit per la prevenzione del colorretto. Il poliambulatorio mobile della ASL sarà attivo ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. La campagna di prevenzione si sposterà anche alle Marane di Sulmona in Piazza Australia, proprio dove si trova la discarica di Noce Mattei. Stessi orari dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 17, dei giorni 23 e 30 luglio. Lo screening di massa era stato deciso nelle scorse settimane al termine di un tavolo tra Comune, ART, Regione e ASL. Ieri intanto sono arrivate le centraline dell'ART, installate nei pressi della discarica, che per un mese monitoreranno la qualità e la salubrità dell'aria. Carabinieri in campo contro le truffe agli anziani, testimonial Lino Banfi, il nonno libero d'Italia. Un testimonial d'eccezione per la campagna contro le truffe agli anziani, Lino Banfi, nonno libero della televisione italiana. L'Arma dei Carabinieri in questo periodo rivolge particolare attenzione ai soggetti più fragili, gli anziani. Già da tempo l'istituzione ha assunto efficaci iniziative a loro tutela, soprattutto in relazione alle truffe, un fenomeno sempre più diffuso e attuale anche in provincia dell'Aquila e nel centro Abruzzo. La scelta del nonno Italia è stata ispirata dall'esigenza e dal desiderio di avvicinarsi ancora di più agli anziani, con l'intento principale di trasmettere in modo diretto ed efficace consigli utili a tutelarsi dai raggiri. Per questo l'attore ha subito aderito all'invito dell'Arma dei Carabinieri. Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Ecco, vedi, questa invece è Nunzia, abita vicino a me. Non le hanno consegnato un pacco dicendo che era dalla figlia, doveva anticipare subito i soldi. Ovviamente quello c'è cascato e nel pacco non c'era nulla. Queste sono le cose che a me mi fanno, capito? Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano. Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine. È quello che dico io. L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi. Chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, eh? E Popoli Terme, la nuova ambasciatrice di Eurovero. Luminita Nita è recentemente diventata la seconda ambasciatrice di Eurovero, un'organizzazione dedicata alla promozione del ciclismo sostenibile e alla sensibilizzazione sulle questioni ambientali. La sua nomina è avvenuta dopo un'esperienza trasformativa di 15 giorni, trascorsi pedalando con Bertrand, il fondatore di Eurovero.
Durante questo viaggio, che l'ha portata anche in Abruzzo, a Popoli Terme, Luminita è stata profondamente colpita dalla missione di Eurovero e ha potuto vedere in prima persona l'impatto positivo che il ciclismo può avere non solo sull'ambiente, ma anche sulla salute e sul benessere delle persone. Sono partita da Romania il 9 agosto l'anno scorso. 12.000, 17. 17. Ho fatto Polonia, Romania, Polonia, Lettonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Alemania, Olanda, Belgio, dopo Francia, Spagna, Portogallo, di nuovo Spagna, Francia, il sud e dopo Italia. Adesso qua. Questa esperienza l'ha ispirata a unirsi alla causa e a diventare una voce attiva nella promozione del ciclismo come mezzo di trasporto sostenibile. Luminita porta con sé una passione contagiosa e una dedizione incrollabile alla causa. La sua nomina come ambasciatrice rappresenta un passo significativo per Eurovero, che continua a crescere e diffondere il suo messaggio in tutta Europa. Con il suo impegno, Luminita spera di ispirare sempre più persone a scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, contribuendo così a un futuro più verde e sostenibile. Arrivederci alla prossima, Popoli! E intanto un nuovo libro curato dal professor Raffaele Giannantonio, che sarà presentato nei prossimi giorni a Pratola Peligna, il nostro servizio. Sabato 13 luglio alle ore 18 presso la terrazza del Palazzo Colella a Pratola Peligna, nell'ambito della rassegna letteraria Leggo per legittima difesa, verrà presentato l'ultimo libro di Raffaele Giannantonio, professore di storia dell'architettura presso l'Università Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara, intitolato L'architetto ed il diavolo. Le tentazioni dei maestri del Novecento, pubblicato da Cassa Edizioni di Pescara. Quest'ultima opera di Raffaele Giannantonio tratta di un tema antico come l'uomo, i rapporti tra architettura e potere. In particolare, nel Novecento, alcuni tra i più grandi architetti in Europa e anche negli Stati Uniti istituirono relazioni particolari e pericolose, tra virgolette, con regimi totalitari quali il nazismo di Hitler, il fascismo di Mussolini, il comunismo di Stalin. Solo recentemente la critica ha fatto cadere il velo che ammantava questa imbarazzante verità, tanto da costringere l'intero ambiente storico, politico e culturale che ruota intorno all'architettura ad operare una profonda riflessione. Di questo tema, che nel libro coinvolge figure importanti come quelle di Le Corbusier, Alvar Aalto, Eric Lloyd Wright, Philip Johnson, ma anche di grandi architetti italiani come Giuseppe Pagano, morto poi in un campo di concentramento. Discuterà con l'autore Chiara Buccini, ideatrice della rassegna, divenuta un appuntamento fisso per il nostro territorio in materia di editoria. Francesca Calasso e Pietro Becattini leggeranno inoltre brani scelti dal libro presentato. Porteranno il soldo dell'amministrazione municipale il sindaco Antonella Di Nino e Adele Ombruni, consigliere comunale con delega alla cultura. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. La filiera del tartufo deve essere un volano per le aree interne, questa è la ferma convinzione di Mirko Cifani e Andrea Marganelli, promotori della Due Giorni dedicata al prezioso tubero, svoltasi a Goriano Sicoli. Ci siamo impegnati per far capire che se questa attività agricola viene fatta con metodi giusti, porta redditi anche importanti, potrebbe essere una soluzione al problema dello spopolamento delle aree interne, hanno dichiarato. Il Summer Festival ha visto la partecipazione di tecnici, esperti del settore, che durante il convegno hanno fornito indicazioni scientifiche su come coltivare i tartufi, le giuste pratiche da mettere in atto. Ci sentiamo soddisfatti dell'ultimo successo riscontrato, che mostra ancora una volta quante siano le potenzialità di questa risorsa, hanno aggiunto gli organizzatori. La prova concreta delle parole di Cifani e Marganelli è stata la cena gourmet con specialità a base di tartufi provenienti dalla Valle Subequana. L'evento, realizzato nello scenario della Fontana Monumentale di Goriano Sicoli, ha visto la partecipazione anche delle istituzioni, rimaste soddisfatte della qualità delle pietanze. Tanto entusiasmo a Sulmona per la tensione bronzea del Borgo San Panfilo in 400 da tutta Italia.
si è svolta a Sulmona, la tentone bronzia 2024, terza serie del campionato nazionale FI e sbandieratori per musici e sbandieratori storici. L'evento di rilevanza nazionale organizzato al Borgo San Panfilo ha visto la partecipazione massiva di circa 400 atleti provenienti da tutta Italia, impegnati nel campionato. A sfidarsi nel campo di gara allestito nella splendida cornice di Piazza Garibaldi per guadagnarsi la promozione della tenzone Argenteo 2025, cioè l'anno prossimo, 9 gruppi storici: Sestiere di Porta Bonomini di Sulmona, Borgo San Nicolò di Cava dei Tirreni, Casa Normanna Rione Vecchia Matrice Motta Sant'Anastasia, musici e sbandieratori di Castelfranco di Sotto, Rione Cento Lugo Ravenna, giovani maestri della Motta Sant'Anastasia, Rione Madonna delle Stuoie di Lugo Ravenna, bandieratori e musici Nibello di Faenza e contrade Rione San Paolo di Ferrara. Squilli di chiarine, rulli di tamburi, colori, bandiere che sono tornati a Sulmona per un campionato nazionale di FB sbandieratori e per la tenzone bronzia per la terza volta dopo il 2011-2022, organizzati sempre al Borgo San Panfilo, a dimostrazione di quanto il capoluogo pirigno stia entrando sempre più a pieno titolo nella geografia italiana delle manifestazioni storiche di questa tipologia. Ora la musica sound a Popoli Terme. L'Accademia Musicale Impulse Sound, con le sue 5 sedi a Pescara, Chietiscalo, Scafa, Torre dei Passeri e Popoli Terme, continua a distinguersi come punto di riferimento per la formazione musicale canora. Come ogni anno, l'Accademia ha organizzato la tanto attesa settimana musicale, un evento in cui gli allievi diventano i veri protagonisti. Quella di quest'anno si è conclusa il 5 luglio scorso a Popoli Terme con una serie di esibizioni che hanno messo in luce il talento e la dedizione degli studenti. Durante l'evento gli allievi hanno mostrato le abilità acquisite nel corso dell'anno, esibendosi in performance pianoforte, chitarra, batteria e canto. Ogni esibizione è stata il frutto di un lavoro costante e appassionato, seguito passo passo dai loro insegnanti. Tra questi strumenti l'Accademia offre corsi di violino, sassofono, clarinetto e molti altri. Il primo di molti eventi musicali che sono stati inseriti nel cartellone estivo del Comune di Popoli Terme. Facciamo per quel che possiamo, cerchiamo di aiutare tutte le associazioni e le scuole della nostra cittadina. Io sono maestra Francesca, quest'anno si sono impegnati tutti quanti per preparare questo saggio che per loro è un obiettivo molto importante. Sono già 7 anni che facciamo questa manifestazione, questo evento e siamo in fremento per partire, per dare il via a questa serata musicale. Tutti emozionati. Sono tutti emozionati, sono i ragazzi, gli allievi sono felicissimi di affrontare questa avventura. È un grandissimo onore e un enorme privilegio condurre ancora una volta questo bellissimo, bellissimo spettacolo, che poi sono una serie di concerti, perché insomma abbiamo vissuto una bellissima settimana insieme all'insegna della buona musica, e l'appuntamento di Popoli di questa sera è l'ultimo, è quello che va un po' a concludere questo bellissimo tour musicale. Io ringrazio naturalmente Patrick D'Ottavio, il direttore di questa scuola, che ripone sempre fiducia in me. Per me è una grandissima gioia, una grandissima soddisfazione. Con grande entusiasmo condurrò anche questa sera questo meraviglioso evento. Beatrice Papi. Nicole Caruso.
tanto emozionate, molto, e anche un pochino di adrenalina. Io ansiosa, un pochino ansiosa. La maestra, i nostri genitori e ovviamente tutto il pubblico che si siederà sulla scalinata per vederci. Io, mamma, papà, nonno, nonna, che in questo momento non c'è perché sta al lavoro, e nonna Silvana, nonno Elio, bene, tutti, e zii, allora. E zii. Va bene, un saluto. www.ondatv.tv per continuare a seguirci in tempo reale. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, una buona serata.